Il piedi mulera cade ancora una volta in casa, questa volta per mano della Romentinese e Cerano, con il risultato finale di 1-0. La gara non regala particolari emozioni nel corso dei 90 minuti, se non il gol che decide il match durante il primo tempo e la traversa colpita dagli ossolani nei secondi 45 minuti. Parte subito forte la compagine ossolana, che dopo un minuto si fa vedere con Sistino, il quale scatta sulla fascia destra e dal fondo mette in mezzo un cross invitante per Papasodaro, che da ottima posizione non ci arriva. Al quarto è ancora la combinazione Papasodaro-Sistino a mettere in difficoltà la difesa ospite. Papasodaro apre sulla destra per Sistino con un passaggio filtrante a tagliare la difesa. Il giovane 99 gialloblu entra in area e calcia. Grande risposta di Zenoni, che gli dice di no. Il piedi mulera è più quadrato e al 18esimo lo scatenato Papasodaro raccoglie il passaggio di Ghignone e dalla distanza tenta la conclusione, che lambisce il palo alla destra di Zenoni. Nella prima discesa nell'area ossolana, al 26esimo i novaresi colpiscono. Punizione dal vertice destro dell'area di Salzano, palla a superare la barriera che si insacca in rete, con Donetti non esente da colpe. I ragazzi di Mister Rotolo prendono le misure. Al 37esimo Donetti è provvidenziale a mantenere il risultato invariato, respingendo con la punta delle dita una conclusione di Malaspina. Al rientro degli spogliatoi ci prova il piedi mulera al quinto, con un inserimento di Andrea Fernandez sulla sinistra, il quale dal fondo tenta il tiro, ma Zenoni lo mura. Al 29esimo Ambrosiani allarga sulla sinistra per Romano, il quale scarta due avversari e dal limite dell'area colpisce in pieno la traversa. Da segnalare inoltre al 43esimo l'espulsione per rosso diretto ai danni di Sistino. Termina così 1-0 a favore della Romentinese Cerano.